Eccoci, ciao a tutti, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ci siamo di nuovo giovedì all'una. Ciao a tutti, come va oggi? Mettete un like, fateci vedere che ci siete, diteci se ci sentite bene, se ci vedete bene. Come al solito, i soliti test. Come va oggi? Luca, tu come va? Molto bene, oggi ho una nuova connessione, quindi vediamo come va la live di oggi. Ditemi, datemi dei feedback se sono più fluente, ok? E oggi parliamo, Fabio, di landing page, quindi come creare delle pagine web che trasformino il traffico, gli utenti che visitano la pagina, in contatti o vendite. Quindi argomento molto importante oggi, molto scottante. Andremo a vedere anche tecnicamente con degli esempi come si vanno a creare queste pagine di vendita e di generazione contatti spettacolari. Ciao Roberta, ti interessa te questa live? Potrebbe essere veramente grazie del feedback, si sente tutto bene. Roberta. Ciao Roberta, ciao Biagio. Esperta anche. Biagio, ciao. Intanto vedo dietro a Fabio che c'è un palloncino, vedete? Sì, lasciato 30. Che cos'è? Cos'è quella roba? Sabato ho fatto 30 anni, quindi l'ho lasciato lì per così, per ricordo. È stata una bella giornata, una bella festa. E dai, inizia una nuova decade. 30 anni, ragazzi, vi ricordate quando avevate 30 anni? No. Grande. Grazie Marco. Adesso partiamo, aspettiamo, intanto facciamo un po' di convenevoli finché arrivano le prime persone. Di solito il picco è alle 13:30, abbiamo visto, stiamo studiando. Ecco Danilo, ciao. Vedo che l'appuntamento fisso del giovedì sta iniziando a essere un'abitudine, molto bene. C'è gente che ha cambiato gli orari del pranzo del giovedì, Eh sì, vanno in pausa prima. Sì, o dopo, dipende. Oggi abbiamo qualche consiglio prima di partire, Fabio. Abbiamo deciso di fare la rubrica adesso, con i libri. Che ogni giovedì consiglieremo anche qualcosa, tipo qualcosa per lo sviluppo personale. Io personalmente consiglio questo libro, in realtà devo ancora iniziare a leggerlo, anzi ho iniziato ieri. Principles di Ray Dalio. Ray Dalio è un imprenditore e investitore statunitense. È molto interessante, ho letto delle ottime recensioni e ieri ho letto un capitolo, sostanzialmente dà dei principi per avere successo nella vita e nel lavoro. Ieri ho letto subito un capitolo che mi interessava molto, è come prendere le decisioni, visto che spesso mi trovo in difficoltà a prendere le decisioni, allora ieri ho iniziato da questo capitolo, consigliato perché anche un bel malloppo, impaginato bene. Ma l'hai preso in inglese o in italiano? Perché vedo che ci sono... In inglese perché devo migliorare il mio inglese, quindi... Bello. Io purtroppo, ho dei libri che sono solo in inglese, me li sto leggendo, migliori il lessico. Vi metto qui il link, così ce l'avete, se vi interessa. Invece non ho il libro. Tu cosa consigli? Ma oggi voglio consigliarvi un podcast gratuito da seguire che si può dire mi ha accompagnato nel cambiare un po' la mia vita professionale e non solo, che è un podcast di inglese, un insegnante di inglese che si chiama AJ Hogue. Chi di voi lo conosce, fatemi sapere. AJ Hogue. Vi metto il link anche di questo. Il podcast si chiama Effortless English Podcast ed è un podcast dove AJ è un libero professionista, un insegnante di inglese, ha dei corsi anche online, dà delle lezioni di inglese in maniera un po' particolare, perché non sono lezioni, si parla, lui dà dei contenuti molto utili e quindi impari l'inglese con un inglese reale. Lui è del Centro America, quindi un inglese molto diffuso, un inglese comune, molto chiaro da capire. Impari l'inglese e nello stesso tempo ti formi psicologicamente anche per fare impresa, per la crescita personale, come anche sul discorso di fisico, di mentalità, ed è veramente utile, sono interessantissimi gli argomenti suoi. Io ho iniziato 2 anni fa ad ascoltarlo, capivo circa il
50-60% di quello che diceva, adesso da un po' capisco il 100% perché ti entra nell'orecchio ed è molto divertente anche da ascoltare. Quindi in inglese è migliorato tanto, ma soprattutto anche oggi c'era una puntata, l'ultima che trovate, molto, molto interessante, dove parlava del godersi le difficoltà, non prendere paura nei momenti di difficoltà che hai davanti, ma godersi proprio il momento della difficoltà, non il dopo, quando l'hai superata, perché è proprio nel momento prima di superarla che devi avere il coraggio e si vede chi ha il coraggio, che il coraggio poi è non... si dimostra non quando hai la sicurezza di farcela, ma quando hai il dubbio di non farcela, e lì vai avanti lo stesso. Quindi molto bello, tutte cose molto belle. Poi lui è fuori dal coro, sentirete delle cose che vi stupiranno perché non le avete mai sentite nei media tradizionali. Infatti hai messo il link, lo bannano anche, quindi ottimo, ottimo, bello. Sì, beh, tu lo stai ascoltando, sì? Stai ascoltando da diversi anni, e sì, utile anche per migliorare l'inglese. Vi ho messo il link qui, ascoltatelo. Ciao Martina. Ciao Martina, Nadia, ciao Matteo, ciao Nadia. Direi che ciao. Allora oggi, come abbiamo accennato, giusto stavamo aspettando che arrivasse un po' di gente, parliamo di landing page, di come ottimizzare le proprie pagine di vendita online. Quindi cos'è una landing page? È una pagina web che va a comunicare, a descrivere i vantaggi e benefici di una specifica offerta, quindi di uno specifico prodotto o uno specifico servizio. E perché ci interessiamo di landing page? Noi ci occupiamo principalmente, Luca, se vuoi condividere la schermata, tanto chi siamo per chi non ci conosce. Ciao Luca, che dice il coraggio è la paura che cammina. Ottimo, direi che oggi siamo partiti proprio con il piede giusto. E noi siamo Fabio e Luca Faccin, gestiamo Performance PPC, che è un team di professionisti che si occupa di gestire e creare strategie di advertising online. Come affianchiamo le aziende, gli imprenditori, i liberi professionisti con tre livelli di servizio. Il primo sono i nostri corsi di formazione. Se visitate il nostro sito performance-ppc.com potete vedere tutti i nostri corsi di formazione in ambito digital marketing e business online. Quindi il primo modo per affiancare liberi professionisti e imprenditori sono i corsi di formazione, che sono questi che Luca sta facendo vedere. Poi possiamo affiancare le imprese con il nuovo sito online, attenzione. Vi facciamo vedere il sito perché finalmente siamo tornati online, quindi ci potete trovare, potete contattarci da qui. Il secondo metodo è appunto il coaching, quindi affianchiamo con delle consulenze il personale interno dell'azienda, e infine il full campaign management, cioè il full outsourcing del servizio di gestione delle campagne. Quindi un'azienda delega ai nostri specialisti la gestione delle loro campagne di advertising. E perché parliamo di landing page? Quindi noi principalmente ci occupiamo di creare annunci pubblicitari in Google, in Facebook, in YouTube, in Instagram. Però una parte essenziale dell'efficacia poi della strategia di advertising online è data dalla landing page, perché gli annunci sono dei video o dei banner, delle immagini che una volta che l'utente clicca mandano ad una pagina web, quindi alla landing page. Ed è qui che poi questa landing page, il compito della landing page è trasformare, convertire, si dice in gergo, diciamo trasformare questi visitatori che le nostre campagne hanno portato in contatti, cioè fare in modo che ci contattino per richiedere informazioni sul nostro servizio oppure che acquistino i nostri prodotti. Ok? Quindi è fondamentale avere una landing page performante ed efficace. Dalla visualizzazione posso tornare? Sì, ok. Quindi negli anni noi ci siamo sempre concentrati, concludo l'introduzione, ci siamo sempre concentrati nella ottimizzazione delle campagne, però spesso ci siamo visti in difficoltà perché utilizzavamo delle landing page che non erano efficaci, magari erano realizzate da altre agenzie e non riuscivamo a portare grandi risultati proprio per il collo di bottiglia che era rappresentato dalle landing page. Così abbiamo iniziato a fare dei test, abbiamo iniziato a fare noi le landing page e abbiamo capito
effettivamente come andare a creare delle landing page che portino a dei tassi di conversione nettamente più alti rispetto alla media. Quindi dopo... oggi vedremo alcuni consigli e vedremo anche dei casi studio proprio sui nostri clienti che hanno portato risultati straordinari. Sì, dopo vi facciamo vedere delle landing page che hanno generato decine di migliaia di euro in vendite di corsi e landing page che hanno generato centinaia di contatti per una concessionaria, ad esempio. Quindi tutto molto pratico, molto reale, l'abbiamo provato sul campo, abbiamo diversi casi studio. Vi chiedo però di condividere questa live, altrimenti non parto, quindi premete sotto sul pulsante, dovrebbe essere qui in Facebook, cerca condividi e fate condividi a tutti, ok? In modo che tutti siano... Condividete perché come al solito queste sono delle vere e proprie lezioni, ok? Che è difficile trovare gratuitamente altrove. Quindi noi le condividiamo con voi perché ci fa piacere, aiutateci a diffondere questi video. Se finché parlo avete domande, scrivetecele, che poi Fabio le mette in evidenza, ok, qui sul video, e rispondiamo tutte alla fine. Ok, quindi, prima di tutto, per partire, vi dico che ho fatto delle ricerche questa mattina per cercare delle landing page scarse, e ero sicuro di vincere facile, perché le avrei trovate subito, perché il 95% delle landing page che ci sono in giro sono scarse. Hanno dei problemi tecnici. E la cosa che mi ha sorpreso è che ho fatto fatica a trovare anche delle landing page. Ci sono molti annunci su Google, quindi su Google Ricerca. Se fate una ricerca, per esempio cercate casa, vedete molti annunci inviare traffico alla home page del sito, piuttosto che a delle pagine del sito. Il che non è che sia sbagliatissimo, per gli e-commerce può andare bene, ma... soprattutto per chi deve generare contatti online, non è il massimo utilizzare il sito, ma sarebbe il caso di creare una landing page dedicata ad un obiettivo singolo, quindi un obiettivo, una landing page. Volete generare contatti per la vostra palestra o per il vostro corso di bodybuilding da remoto? C'è una landing page che parla di questo e ha un unico obiettivo, portare le persone a cliccare e lasciarvi il contatto. Questa mattina ho fatto una ricerca, ho trovato tantissimi annunci che inviavano a un sito e non si sapeva bene gli utenti che cosa dovessero fare poi all'interno di questo sito, perché cosa succede? Le persone atterrano in un sito, iniziano a visitare tutte le pagine e poi escono normalmente. Quindi ricevono le informazioni che ricevono, non sono portate a fare il passo successivo, magari poi trovano pure dei link ai social ed escono. Quindi bisogna fare attenzione all'obiettivo che avete, anche perché Google ci premia se abbiamo una landing page specifica, perché Google sa che cosa c'è scritto nella landing page e vuole pertinenza tra gli annunci che fate online e la landing page. Quindi è importante che quello che promettete nell'annuncio, quindi corso di bodybuilding da remoto, sia riportato anche nella landing page. Se invece mandate un sito generico, siete più penalizzati. Quindi queste sono un po' le premesse, dopo vi farò vedere quello che ho trovato. Quindi che cosa, io mi sono scritto qui una scaletta, vi dico un po' che cosa non ci deve essere in una landing page, tanto per iniziare. Ora io non vorrei andare subito di esempi perché vediamo se ne ho qualcuno. Se vuoi far vedere qualcosa, vuoi che condivido? Sì, adesso vi faccio vedere qualche esempio, ma possiamo anche fare delle ricerche su quello che... Ditemi voi che cosa devo cercare o anzi... Sì, esatto. Se avete qualche... Intanto, un'altra cosa, se volete condividete qui sotto le vostre landing page che state utilizzando e andremo a darvi dei consigli live. Soprattutto Luca è... Sì, facciamo così, per non parlare di chi non c'entra niente qui. Esatto. Metteteci le vostre pagine, le vostre landing page, possiamo darvi dei consigli su quelle, ok? Vi faccio un esempio su quello che è un nostro cliente, Luigi, cioè, ti vogliamo bene, bravissimo imprenditore, tutto, ha questo sito dove presenta tutti i veicoli in vendita nella sua concessionaria, quindi chilometri zero, usato, ha tantissime auto, giustamente ha questo sito dove ci sono le schede delle automobili e va una benissimo. Una vetrina. È un sito vetrina. Abbiamo iniziato a fare delle campagne che portavano a questo sito e non arrivavano contatti, nel senso che ci volevano 80 euro in traffico, troverete il caso studio nel nostro sito, 80 euro in traffico
prima di riuscire a ricevere un contatto. Vuol dire che con 80 euro magari avevamo 1000 visite al sito, di questi 1000 uno lasciava il contatto. Perché? Perché per come è fatto il sito, le persone andavano a visitare le varie parti, andavano a vedere varie automobili, poi vedevano i prezzi, ci pensavano, non erano portate a contattarci, anche perché c'erano un sacco di pulsanti. Quindi qui anche all'interno di una scheda auto non si capiva bene qual era l'azione, perché c'erano troppe azioni. Quindi prima cosa, un'azione soltanto, non troppe azioni. Qui c'è un invia richiesta, ma qui ci sono altri 3 pulsanti, test drive, permuta, per non parlare di queste cose qui. Le vedete qui sopra? I link ai social. Anche questa è una distrazione. Se io adesso clicco qui sull'icona di Facebook, bellissimo, no? Manda la pagina Facebook, poi bisogna vedere se l'agenzia ve l'ha collegata giusta, ma una volta che le persone escono dal vostro sito e vanno su Facebook, di solito sono perse, perché iniziano a vedere una serie di altri post e annunci e non tornano più. Sì, già sarebbe tanto se il link magari... Vale, vale. Comunque, riguardo questo... all'inizio ho detto che appunto ho letto subito il primo capitolo del libro di Ray Dalio sulle decisioni, perché è sempre difficile fare le decisioni, quindi volevo leggere come prendere le decisioni giuste. Beh, il modo per non avere indecisione è avere solo una opzione, ok? Se hai solamente un'opzione in qualsiasi cosa, non hai per definizione indecisione, quindi non devi pensare se fare la scelta A o la scelta B. Un problema che spesso si verifica online è che chi fa i siti web, o comunque anche l'imprenditore stesso che poi lo richiede, è inserire tante opzioni. Cioè dice, ok, io metto l'email, poi metto anche il pulsante WhatsApp, metto anche la possibilità di compilare un form e anche la possibilità di accedere a Facebook, così poi l'utente ha tante opzioni e sceglie quella a lui più comoda, a lui più congeniale. Ecco, questo è un grave errore che non si deve fare online, perché quando l'utente ha tante opzioni ha la paralisi di decisionale, cioè non riesce a decidere quale opzione scegliere. Quindi se ha l'opzione di compilare il form, scrivere in WhatsApp, mandare una mail, non riesce a capire qual è il modo migliore per contattarvi, per richiedere informazioni ad esempio su un prodotto, su un'auto. Quindi esatto. Proprio il concetto della landing page è questo: dare solamente un'opzione all'utente. Cioè la landing page serve, deve portare l'utente ad avere una sola opzione. O vi contatta compilando un form di contatto, ad esempio, o scrivendovi in WhatsApp, però deve essere una opzione, non mille, come vedete in questa schermata, oppure semplicemente se ne va. Cioè, se vi vuole contattare, deve passare da un canale stabilito da voi. E questa è una cosa molto, molto importante ed è la base, appunto, del concetto dietro alle landing page. Quindi qui il problema è proprio questo. Giustissimo, giustissimo, esatto. Cioè... È controintuitiva la cosa, perché sembra che più opzioni diamo, più andiamo incontro all'utente, invece non funziona così online, soprattutto con le campagne pay per click. Okay? Perché stiamo parlando di pay per click, noi ci focalizziamo sempre sulle campagne a pagamento, noi stiamo pagando per portare traffico qui, non arriva gratis, quindi questo traffico che paghiamo deve trasformarsi in qualcosa di utile, dei contatti o delle vendite. Poi questo sito è andato benissimo, perché comunque abbiamo fatto un feed prodotti, quindi l'abbiamo collegato a delle campagne che mostrano i suoi prodotti su Facebook in maniera dinamica, sono venute fuori delle cose bellissime. Non diciamo che non deve essere utilizzato il sito, però per fare lead generation non andava bene e siamo intervenuti. Quindi queste sono le prime cose, non troppe call to action, queste sono call to action, i pulsanti, non troppi link ai social, non queste cose, i contatti in chiaro, perché altrimenti l'utente può telefonarvi, può inviarvi un'email senza che questa azione sia tracciata. In verità qui possiamo tracciarla perché sono dei link, sono cose tecniche, ma comunque non è un tracciamento perfetto. È importante avere questo tracciamento perché nel momento in cui noi sappiamo che un utente ha fatto un'azione, quindi ha chiamato o ha inviato un'email, lo andiamo a dire in maniera automatica a Google, Google capisce che quell'utente ha ottenuto un risultato, andrà a intercettare altri utenti simili a lui, andrà ad ottimizzare la campagna in funzione di quell'utente.
e di tutti gli utenti che hanno fatto delle azioni. Se non abbiamo questi tracciamenti, non funzionano le campagne. Quindi questa è la base delle campagne online. Che cosa abbiamo fatto qui? Insomma, adesso abbiamo questo esempio. Allora, intanto quando vedete il go, punto, sono sempre landing page fatte da noi per i nostri clienti. Questa è stata una landing page che abbiamo fatto in Kartra in particolare, poi vedremo perché abbiamo scelto Kartra, e abbiamo semplificato il tutto. Come vedete minimal la cosa. Abbiamo eliminato un sacco di elementi, ho voluto anche togliere i colori per rendere il massimo dell'attenzione in questo video, che è una cosa spettacolare, perché di solito le auto vengono presentate così, schiacciate in una foto 2D, in questo caso le vedete in 3D. C'è un video con un venditore che, come se fosse lì con voi, le presenta, e il video ha una potenza incredibile. Qui c'è un form di contatto e l'utente non può fare altro che mettere i dati per richiedere un preventivo personalizzato. Ci sono semplicemente dei punti di forza, le caratteristiche dell'auto, delle foto, chiaramente poi se uno vuole andarsi a vedere delle foto zoomate degli interni, delle sezioni sotto e le testimonianze. Questa landing ha portato poi delle conversioni per 1,20 euro, sembra che sia circa, ossia con ogni 1,20 euro speso in traffico per questa landing arrivava un contatto che poi si è chiuso molto bene in diverse vendite. Mi diceva che il 70% erano contatti buoni, che è una buona percentuale online, è molto buona, di solito è molto inferiore, e poi tanti sono andati in concessionaria e hanno chiuso il contratto. Quindi da 80 euro utilizzare il sito a 1,20 euro utilizzare una landing e fatta in un certo modo. Poi in realtà questa landing può variare anche in base alla tipologia di auto da promuovere, da spingere, e quindi può anche variare la struttura delle landing in base proprio a quello che si vuole comunicare. Quindi... Esattamente. Adesso ogni volta che c'è una promozione facciamo una landing del genere. E come vedete non c'è nessun link ai social. L'unico link che ho aggiunto qui è un link alle recensioni di Google My Business, perché ne aveva veramente tante, però l'ho fatto aprire in una nuova finestra, vedete, quindi resta comunque aperta questa. E per adesso l'ho lasciato perché vedo che non mi crea particolari problemi, altrimenti elimino anche questo. E un footer ci deve essere con i dati dell'azienda. Però vedete che non ci sono link ai social, non ci sono altre azioni da compiere. Qui l'unica cosa che si può fare è compilare il modulo oppure uscire. Quindi questa è una delle cose fondamentali. Poi, altre cose. Vedete, io ho fatto qui una ricerca prima. Non mi voglia Officina Sapori. Ho cercato ristorante, credo, online. Ho trovato questa landing page. Quindi qui hanno pagato per ricevere la mia visita. Anche qui, allora, la landing page è... carina e molto semplice, però è poco funzionale secondo me. Intanto anche qui ci sono i link ai social che possono far uscire l'utente. Ci sono diverse azioni che si possono fare. Qui viene mandato ad un'altra pagina, però ancora non c'è un'azione concreta, non c'è una generazione di contatti. Vedo nel menu, qui c'è un calendario, però vedete che manda fuori dal sito. Tra l'altro, visto che non è tracciato con il pixel Facebook, questa landing non è tracciata, c'è Analytics, ma non c'è Tag Manager, quindi praticamente c'è un problema anche qui di tracciamenti, i pulsanti non possono essere tracciati. Quindi è un po' poco funzionale. Adesso non voglio andare a fondo su questa, perché ripeto, non è un nostro cliente, ho cercato a caso. Io, se mi chiedete pure, fammi pure degli altri esempi, io vado a fare le ricerche e vi faccio gli esempi, però... Questo era un primo esempio che mi è venuto fuori. Quindi le cose fondamentali sono queste. Non deve essere un collaborativo di link, cioè link uscenti. Altra cosa fondamentale, vediamo se mi arriva qualche esempio. Adesso qui non c'è l'esempio perché le foto sono dell'utente. Non mettete troppe foto di repertorio. E se mettete delle foto di repertorio, foto di repertorio sono quelle che non sono vostre, ma che avete acquistato o scaricato da internet in maniera, dovete averne i permessi, tra l'altro, ok? Quindi ci sono delle foto gratuite che potete utilizzare dagli archivi, per esempio Pixabay, ok? E non fate eccessivo uso, perché diventa finta la landing. È molto meglio se avete dei video, delle foto vostre. Sì.
fare un altro esempio. Se le utilizzate queste foto di repertorio, diciamo così, foto stock, quindi foto non vostre ma scaricate da internet, almeno che abbiano lo stesso stile, cioè se una foto è in bianco e nero, allora scegliete tutte foto in bianco e nero. Esatto. Se una foto è molto stile cartone animato, mettete tutte foto stile cartone animato. Se una foto ha determinati colori, inserite tutte foto più o meno con quei colori. Ci siamo visti molte volte delle pagine veramente che sembravano, non saprei nemmeno come definirle, perché avevano diverse foto con diversi stili. Una foto in bianco e nero, ovviamente proprio si vedeva benissimo che era una foto stock, una foto finta, poi un'altra foto con un'immagine di un cartone animato, poi una foto a colori, una foto rossa, una foto gialla, e questo non va assolutamente bene, distrae moltissimo l'utente. Potete prendere delle foto da qui, sono gratuite, e metterle nel sito. Però, come dice Fabio, non prendetemi questa e poi questa e questa, cioè sono stili completamente diversi, dovete avere una linea di colori nella landing, quindi un po' di senso nelle foto, e non fatene uso solo di queste, perché sennò si vede che siete finti. Queste ormai si capiscono. Poi tanti siti c'è una tragedia, perché hanno le stesse foto su siti diversi, no? Perché le prendono tutti da qui, quindi anche quello è un limite. Va bene usarle, diventa bello, professionale, però occhio alle linee di colori. Poi anche la landing page, questo è un altro nostro cliente, abbiamo fatto questa landing, cercate di non esagerare con diversissimi colori, ok? Le palette colori vengono anche date online, devono comprendere 3-4 colori, quindi in questo caso grigio, nero, rosso e bianco. E poi la cosa che deve emergere è la call to action, il pulsante, in questo caso registrati subito, è verde per contrastare con tutto il resto della pagina. Ma non, qui non ci starebbe un viola, poi arancioni e altri colori, ok? E anche i font, anche i font, massimo due font, cioè due caratteri per i... anche questo, il discorso font. Leonardo, grazie, ci ha inviato il link della sua landing page, tra poco lo andiamo ad analizzare. Così ti diamo dei consigli live, l'ho già aperta, ci sono parecchie cose che si possono migliorare, tra qualche minuto ti daremo delle indicazioni. Ricapitolo un attimo, quindi quello che ci siamo detti, niente link esterni, niente link in social, un'unica azione, occhio ad utilizzare le foto stock, devono essere in linea, occhio alla palette colori, call to action che risalta, ultima cosa, non parlate troppo di voi. Ok, questo riguarda il copy, cioè i testi della landing page. Vi farò vedere dopo come si fa una header, quindi una prima parte della pagina fatta bene, però per tutte le pagine ricordatevi che dovete parlare all'utente. Le persone sono egoiste, non gli interessa niente della vostra azienda, vogliono solo risolvere il loro problema e dovete ricordarlo. Quindi dovete parlare della soluzione che date al loro problema, non della vostra azienda fine se stesso. Quindi giusto presentarsi, ma dovete riuscire a risolvere un problema specifico. In questo caso vuoi diventare un RSVP, quindi un responsabile della sicurezza aziendale, c'è un corso di formazione 100% online. Dopo vi farò vedere. Sì, ad esempio la frase esperti in vostro settore fin dal 1955 non interessa all'utente, perché la tua azienda potrebbe essere anche nata ieri o il mese scorso, l'importante è che risolva il tuo prodotto, la tua offerta, risolva il problema che ha l'utente, ok? Non gliene frega assolutamente nulla che la tua azienda sia nata nel 1800 o nel 2003. Quello è assolutamente un'informazione che non ha rilevanza e non porta l'utente a scegliere voi rispetto ad altri competitors. Esattamente. Facciamo vedere, Fabio, che cosa bisogna fare, poi vediamo le landing page degli utenti, cosa dici? Sì, okay. No, una cosa importante, Luca, è anche definire, non so se ce l'hai in programma a dire tra poco, la parte più importante della landing page qual è? È la prima, che è cosiddetta header, cioè la prima parte che l'utente vede quando apre una landing page. Se l'utente lì non viene interessato, se non catturiamo l'attenzione dell'utente in quel momento, se ne va. Quindi magari dai delle indicazioni su come creare un header, una prima parte della landing page, quindi la parte superiore della landing page, questa, quello che vede l'utente senza scrollare. Quando clicca
l'annuncio, noi abbiamo pagato, ricordiamo, per ottenere quel click, e magari abbiamo pagato 10 centesimi, 20 centesimi, 1 euro, 3 euro, per avere un utente che atterra qui e vede la nostra prima parte della landing page. Quindi questa è la parte più importante, perché qui dobbiamo convincerlo che è atterrato nel posto giusto e che noi lo possiamo aiutare. Esattamente, adesso abbiamo visto che cosa non fare, vediamo che cosa fare. E riguardo a questo devo fare un credit, devo ringraziare, devo dire, ho studiato molto da Orlandini, Luca Orlandini, che è uno dei massimi esperti nella realizzazione di landing page. Abbiamo già consigliato il suo libro Landing Page Efficace, che chiaramente dà il nome un po' alle live di oggi, quindi giustamente do credito alla persona da cui ho studiato, e poi abbiamo aggiunto poi nostre esperienze personali con i nostri clienti, abbiamo migliorato ulteriormente, abbiamo fatto le nostre prove, perché ognuno deve poi calare quelle idee nel suo business per ottenere questi risultati, questi consigli che stiamo dando. Allora, leader, ha detto Fabio giustamente, è questa parte, quindi l'unica parte che le persone vedono a volte, perché dopo 3 secondi, se non li catturiamo qui con l'attenzione, escono. Cioè, non pensiate che tutti fanno lo scroll così della vostra pagina. Ok, quindi il primo compito che deve svolgere la nostra landing è non far uscire le persone dopo 3 secondi. Quindi questo è un esempio di una landing nostra per la vendita del corso sul remote management, e vedete che qui atterrano persone che sono interessate a gestire efficacemente il lavoro da remoto. Quindi la prima cosa che leggono è come gestire efficacemente il lavoro da remoto. Quindi prima frase, di solito ci sono 3 punti, 3 frasi. Prima frase, problema da soluzionare, problema dell'utente. Lo catturiamo subito, catturiamo l'interesse. Ok, è un interessato a gestire il lavoro da remoto. Passa alla seconda frase, soluzione. Qui mettete il nome della vostra soluzione. Ok, può essere un brand, può essere un'idea che avete di soluzionare il problema, quindi consulenze online, piuttosto che corsi di cucina, piuttosto che ristorante Melograno. Questo è il nome, in questo caso è il nome del corso, Remote Project Management, che poi in verità è anche il nome della soluzione al problema. Okay? Non è detto che dobbiate passare per forza per questo corso, ma con le tecniche di Remote Management puoi gestire un team da remoto. Terza frase, il perché questa soluzione, cioè la nostra, è meglio delle altre o diversa dalle altre. Quindi è il nuovo corso online per imparare metodologie, strumenti e mentalità corrette per il lavoro da remoto. Nuovo corso online. Già il fatto che sia un nuovo corso e che sia online è una cosa differenziante. Poi in questo caso non serviva marcare di più la differenza, perché non ci sono altri corsi sul remote project management, quindi vinciamo facile, è l'unico in Italia. Però se fate servizi magari più diffusi, può essere appunto corsi di cucina, andremo a spiegare perché siamo diversi. Potrebbe essere il corso sulla cucina vegana, il corso sulla cucina per fare dolci vegani. Quindi abbiamo un cliente che faceva questo. Quindi differenziatevi subito. A questo punto può esserci un pulsante che porta giù, oppure no, le persone iniziano a scorrere e trovano di solito dei punti elenco con le 3 caratteristiche, i 3 vantaggi principali di questa soluzione, in questo caso libertà, produttività, sostenibilità. Poi vi faccio vedere degli altri casi. Questo è un pop-up che viene fuori quando le persone tentano di uscire per raccogliere il lead, anche questo è interessante. Ah, queste cose, queste landing page si possono fare molto facilmente con Kartra, quindi non prendiate paura. Potete dare queste indicazioni alla vostra agenzia, oppure vedremo dopo lavorarci anche voi. Bene. Quando abbiamo catturato l'attenzione dell'utente e inizia a scendere giù lungo la landing, qui possiamo iniziare a dare informazioni più approfondite. Abbiamo catturato la sua attenzione, è disponibile. Io ho messo un video, qui è più disponibile guardare un video. Non è scontato che le persone guardino un video. E poi andiamo in basso con maggiori informazioni. Fabio, se vuoi farla vedere anche tu, vuoi dire qualcosa? Ok, non so se mi hai sentito. Ho il microfono che... Mi senti? Ok. Io non... Sì, vai. Avevo il microfono disattivato io. Dicevo che io sono in cabina di regia, sto controllando. Okay. Bene, allora, dicevo, andiamo a dare maggiori informazioni, partendo da non parlare di noi. Vedete come ho iniziato a linkare, so che esce, ma è chiaramente in una nuova pagina,
fonti esterne che avvalorano, diciamo, in maniera oggettiva la mia tesi. Quindi dico, il Sole 24 Ore ha detto che la flessibilità dello smart work aumenta la produttività. E poi uso delle altre tecniche per alzare il valore del percepito del corso, imparare a gestire il tuo team da remoto da questi vantaggi, e poi andiamo avanti, andiamo a spiegare tutti i dettagli del corso, per chi è il corso. Parte molto importante è questa, il chi siamo, quindi qui ho parlato di me come autore, ho il libro Remote Management, anche questo può essere comprato prima del corso per approfondire l'argomento, prima di acquistare il corso, chi siamo. Altra parte fondamentale poi sono le testimonianze, quindi qui dovete mettere più testimonianze possibili, un muro di testimonianze, non usate caroselli scorrevoli, ma dovete veramente far sì che l'utente debba scrollare più volte per riuscire ad uscire da questo muro di testimonianze, perché se anche non le legge si renderà conto che ne avete tantissime e quindi si fiderà di più. Qui ho messo addirittura la laurea, vari corsi che ho fatto, quindi tutto per alzare l'autorevolezza che ho nell'argomento. E poi arriviamo alla parte di presentazione dell'offerta, in questo caso, oppure nel vostro caso sarà per, in questo caso c'è una vendita diretta, nel vostro caso potrebbe essere una lead generation, quindi potrebbe essere un form come questo, con nome, cognome, email e telefono, per raccogliere i contatti. Vedete che in questo caso ho fatto entrambe le cose. Chi non acquista può scaricare due lezioni gratuite. Ok, quindi queste sono le parti fondamentali. Leader, abbiamo visto sopra, poi la spiegazione del prodotto, scusate, torno su, leader, che è questo. Tre punti fondamentali, spiegazione del prodotto, chi siamo, testimonianze, forme di contatto. Vi faccio vedere solo, Fabio, l'ultima pagina, in modo che capiate che è uno schema. Sì, intanto, la tua, questa landing e anche quest'altra che ci fai vedere sono molto belle, e come hai accennato tu, queste sono create con Kartra, che è un tool, un software di, con il quale si possono creare dei sistemi completi di marketing online, tra cui anche le landing page. Sì. E quindi inserisco nei commenti un link per poter provare Kartra per 14 giorni a solo $1. Per cui da lì potete accedere e provare Kartra e provare a fare le vostre landing page con Kartra con $1. Praticamente avete 14 giorni di prova. Esattamente, bravo. Che sei entrato proprio nel momento giusto. Metti il link così potete vedere come tutte queste landing le abbiamo realizzate in Kartra, quindi com'è facile poi realizzarle. L'importante è che vi riguardiate questa diretta per capire qual è lo schema giusto. Vedete anche qui? Stesso schema, domanda, soluzione, perché la soluzione è la migliore? Qui c'è il prodotto, chiedi informazioni. Questi sono i punti di forza, molto grafici, di solito 3 o 4 colonne. Spieghiamo il prodotto. Chi siamo? Vedete come si ripete sempre lo schema? Chi siamo? Contattaci. Testimonianze. Ok. Quindi è tutto qui, dovete cercare di fare una landing del genere, vedete che non c'è modo di uscire da questa landing, non c'è modo. Questi link che vedete sopra non sono link che cambiano pagina, sono parti di questa pagina, quindi se io clicco qui vado più in basso, clicco qui vado nella sezione più in basso su modelli, qui vado su chi siamo, ma sono sempre all'interno della stessa pagina, non c'è modo di uscire, contattaci. Quindi il banner sopra potete metterlo oppure no, l'importante è che non sia il menu del sito dove le persone escono e vanno a fare altre cose. Questi sono, è come un sito monopagina, okay, se sapete di cosa sto parlando. Quindi questi sono un po' i consigli. Quindi per ricapitolare, i tre punti nel leader, domanda, soluzione e perché la soluzione è diversa. Video o foto vostri. Utilizzate dati oggettivi per alzare l'autorevolezza, in questo caso il dato oggettivo è con un dispositivo certificato, medical device. Poi il chi siamo, testimonianze, forme di contatto. Ah, tra virgolette, ragazzi, voi che vi spacciate per creatori di landing page, il footer è obbligatorio, okay? Con i dati dell'azienda. Sappiatelo. Beh, abbiamo visto di tutti i colori del nostro pubblico. Abbiamo visto
attenzione anche a chi dice che realizza landing page per professione, fatele sempre controllare dopo, perché spesso c'è chi realizza delle cose addirittura illegali, cioè senza footer. Illegali, assolutamente. Bene, bene, bene. Qui ci sono i tracciamenti, c'è il pixel di Facebook, c'è il tracciamento di Analytics, quindi siamo a cavallo, perché ovviamente è una landing nostra, vedete, go.starlinehome.com. Quindi questi sono un po' di esempi. Io direi, vorrei fermarmi qui per sentire un po' il pubblico. Sì, c'è una... Per la landing page di Leonardo, che ci ha condiviso. E allora, okay. Condivido. Condividi tu? Sì. O vuoi aprirla tu? Ce l'hai? Apro io, aspetta. Poi se qualcun altro ha altre landing page che ci vuole condividere, mettetele nei commenti e le apriamo e vediamo come sono migliorabili. Quindi una consulenza così, in diretta, gratuita. Vi fate anche pubblicità. Esatto. Ok, questo è, questa è la landing di... È una squeeze page questa, ok? Cioè, la differenza è che qui è proprio molto breve e l'obiettivo è far scaricare l'ebook gratuito. Quindi può essere definita squeeze page, quindi molto molto più breve di una landing page. Non servono giustamente per un ebook gratuito, che è quindi un'azione molto molto veloce e una decisione facile e semplice da prendere per l'utente. Non ha senso fare una landing lunga come quelle che ha fatto vedere Luca finora. Sì. E va bene anche una cosa più breve. Ci sono però diversi elementi qui da migliorare. Luca, vuoi... Sì, qui le persone entrano, quindi lo scopo è che compilino qui email, nome e scaricano questo libro, in modo che poi Leonardo si farà un database di clienti ai quali proporre delle offerte interessanti su il cibo sano. Okay? Quindi qui parliamo di cibi genuini, conosco Leonardo... ed è un bel business. Allora, c'è una cosa. Prima cosa, non è una landing page, giusto? Perché vedo che comunque possiamo uscire, andarci a leggere il blog, andare poi su contatti, andare sul chi siamo. Cioè, qui ci muoviamo molto. E qui ci sono tutti i contatti in chiaro. Quindi non lo so se siano tracciati questi, ma potrebbe essere che l'utente si iscriva il numero qui sul telefono, ti chiama... E noi non sappiamo se se quel contatto è arrivato da Google da solo o da una campagna web. Quindi non abbiamo una misura del ritorno. L'altra cosa subito che toglierei è questa colonna a destra, perché questa fa proprio uscire subito. Io non ho visto immediatamente le scariche ebook perché stavo guardando questo prosciutto, questa lonza, poi stavo guardando le mandorle, clicco, esco. Vado a vedere tutte altre cose. Diciamo che qui la cosa principale è che appunto ci sono tanti troppi link che mandano fuori. C'è il menu sopra, che quindi questo è un sito web, non è una vera e propria landing page, perché abbiamo visto che una landing page non dovrebbe avere un menu come un sito, e questa è la differenza. Il sito l'utente lo può navigare cambiando diverse pagine. La landing page invece l'utente l'unica cosa che deve fare è scrollare, quindi scorrere in giù il cursore e leggere i contenuti delle landing. Qui ci sono tanti link, c'è il menu sopra che mi può portare fuori e tutti questi link a destra, queste tre immagini che mi portano al prodotto. E questo non va bene, perché se invio l'utente a questa pagina, l'unica cosa che l'utente deve poter fare è scaricare l'ebook, quindi inserire l'email. Tra l'altro, questo form ha dei problemi perché non ha il check per il GDPR. Quindi dovresti inserire una casella per richiedere il consenso al trattamento dei dati personali. Vediamo un po', ho provato a compilare. Altra cosa. Non succede nulla. Sì. Manca la thank you page. Quindi dovresti inserire nell'impostazione di questo modulo, questa è realizzata in WordPress, quindi nell'impostazione di questo modulo, il plugin che stai utilizzando, dovresti impostare che quando l'utente ha compilato il modulo e quindi ha scaricato l'ebook, venga reindirizzato ad una thank you page, quindi ad un'altra pagina in cui vedrà un messaggio, grazie, riceverai il tuo ebook via email tra qualche minuto,
E questo ti permette di andare a tracciare poi anche attraverso gli strumenti di analitica come Google Analytics o il Pixel di Facebook, tracciare quanti utenti hanno scaricato l'ebook e da dove provenivano questi utenti. Se non hai questa thank you page, diventa molto più difficile farlo. Esattamente, esattamente. Stavo guardando una cosa, ok. Sì, la prima cosa, se sei su WordPress, quindi, infatti mi sembra proprio dallo schema, prendi e vai nell'impostazione della pagina, togli il template, quindi sia la barra a destra che il discorso del menu sopra, ma deve essere una pagina a sé stante. E poi aggiungi anche qui i dati dell'azienda. Sì, e ci sono delle domande. C'è Stefania che chiede: come atterro in una landing page solo attraverso una ricerca di Google? Grazie. Puoi atterrare in diversi modi, quindi puoi arrivare attraverso una ricerca di Google in modo organico, quindi la landing page è posizionata in modo organico in Google, cioè tra i primi risultati gratuiti, diciamo così, per quella determinata ricerca. Oppure puoi fare delle campagne, quindi puoi pagare Google o Facebook o YouTube o Instagram per far visualizzare gli annunci che mandano a questa landing page. Quindi quando l'utente clicca l'annuncio va a finire in questa landing page. Oppure le puoi anche girare il link direttamente in WhatsApp ai clienti. Quindi poi è un link e le persone possono arrivare alla landing page attraverso diverse sorgenti di traffico. Esatto, esatto. Anzi, la devi sfruttare per diverse fonti di traffico proprio. Quindi anche se pubblichi dei post su Facebook che parlano di quell'argomento, puoi mandare le persone alla landing page e così raccogli i contatti. Danilo ha fatto un'altra domanda, sempre cioè, che non è proprio relativa alle landing page, ma in generale a Facebook. Rispondiamo che il target... Cioè, lo dico, rileggo la domanda anche perché poi ricordiamo che c'è anche il podcast, quindi se non ascoltate il podcast andate a cercare il podcast di Performance Pay-per-Click, oltre che il canale YouTube, iscrivetevi, perché poi lì ricarichiamo queste dirette, queste lezioni e facciamo anche degli estratti video delle parti più significative, quindi dei concetti più importanti delle varie dirette. Quindi YouTube, cercate Performance Pay-per-Click, iscriviti, e podcast, quindi in Spotify, iTunes Podcast, Google Podcast, non so cos'altro ci sia, ovunque ci trovate e cercate anche lì Performance Pay-per-Click. Danilo chiede: il target che inserisco su Facebook per una campagna pubblicitaria, è meglio inserire tanti interessi o pochi interessi? Sarò abbastanza conciso e ti dico: non perdere troppo tempo a cercare di trovare tu il pubblico ideale su Facebook. Puoi inserire anche molti interessi, l'importante è che non ti esca un pubblico troppo grande, da milioni di persone. Cerca di stare attorno a qualche centinaio di migliaia di persone e poi fai ottimizzare a Facebook, perché Facebook riesce a capire meglio di te qual è il pubblico più in target per i tuoi annunci. Quindi inserisci qualche interesse, non guardare tanto il numero degli interessi, ti direi, ma guarda più che altro la dimensione poi del pubblico e lascia ottimizzare a Facebook. Lascia ottimizzare a Facebook perché Facebook riesce a capire le caratteristiche degli utenti che hanno già interagito, che hanno già acquistato da te o che ti hanno già contattato e quindi riesce poi a, diciamo, diffondere maggiormente gli annunci verso le persone simili a quelli. Quindi io consiglio sempre di non diventare pazzi a cercare il pubblico adatto in Facebook, perché Facebook è più bravo di noi a farlo. So, Luca, se hai altri consigli riguardo a questo. No, Fabio è il top su questo. Abbiamo fatto anche una live che spiegava molto bene questi concetti sul pubblico, su queste cose, perché poi c'è un po' un'idea che il segreto sia nei pubblici di Facebook. In verità, non è sempre così. Quale live era? Quella sulla lead generation? Non so se era la lead generation oppure le live proprio sul pay per click in generale. Ok, sì. Quindi se andate in YouTube la trovate, è quella di circa un mese fa. Perché tutto quello che un imprenditore deve sapere. Grazie a te, Danilo. Elena ci dice: ma vi ho cercato e non riesco.
Elena, cosa avevi? No, tu hai capito, Luca? No, però no, Elena, ci siamo sentiti? Non lo so. Hai cercato il nostro sito Performance PPC, è tornato online 2 giorni fa. Sì, l'hai cercato qualche giorno fa, era offline perché era in manutenzione, è tornato online martedì, quindi non so se ti riferisci a questo. Tanto, anche qualcuno che ci ha contattati perché abbiamo cercato un assistente e molti ci seguivano dalla pagina, poi si sono candidati, è stato la ricerca è durata sabato e domenica, è finita. E adesso stiamo valutando, non riesco a iscrivermi. A iscriverti a cosa? Da dove? A contatta.performanceppc. Ok. Vabbè, provate. Vediamo il link, anche perché c'è un'altra cosa da dire, Fabio, non l'abbiamo detto, ma... metto un commento sotto con il link per chi vuole contattarci, vai. Arriva. Sì, Luca, vai intanto tu. Ok, c'è un discorso di Performance Go, cioè adesso abbiamo parlato di landing page, noi con Performance PPC ci occupiamo di creare campagne in Google, Facebook, LinkedIn che portano traffico alle vostre landing, al vostro sito, alle vostre attività. Abbiamo avviato un'altra business unit che è Performance Go, infatti vedete tutti i nostri siti che abbiamo fatto iniziano con il Go punto. E Performance Go è specializzata, abbiamo delle ragazze bravissime nel creare delle landing page, che sono queste che avete visto, efficaci per la generazione soprattutto di contatti, ma anche per la vendita diretta. Queste landing che vi ho fatto vedere prima hanno generato decine di migliaia di euro in vendite e centinaia di contatti a ottime prestazioni. Con Performance Go completiamo il servizio perché... appunto portiamo il traffico e lo trasformiamo in contatti, vi diamo i contatti, a quel punto dovete solo chiamarli, chiuderli e liberiamo le aziende che vogliono fare advertising online da qualsiasi inefficienza sostanzialmente, perché c'è sempre tanta inefficienza, quello che vediamo. Noi possiamo fare le campagne migliori del mondo, ma se poi le pagine sono inefficienti o le offerte del cliente sono inefficienti, questo non porta assolutamente a nulla. Quindi quello che cerchiamo di fare è affiancare proprio le aziende anche nella, appunto, realizzazione delle landing, ma anche nella creazione dell'intero sistema di marketing online, dando anche delle consulenze sulle offerte. Perché poi, appunto, la pubblicità, come abbiamo ripetuto spesso, l'efficacia di una strategia di marketing online dipende da 3 cose. Dipende dal prodotto, quindi dall'offerta che si fa. Il prodotto deve essere ottimo, cioè deve essere allettante per gli utenti. Non possiamo riuscire a vendere grazie al marketing, grazie alle pubblicità, non possiamo vendere un prodotto scadente, ok? Un prodotto che per cui l'utente non è disposto a spendere quel prezzo per acquistarlo. Quindi prodotto eccellente, messaggio, quindi questo prodotto deve essere comunicato in modo corretto, in modo efficace, e infine quando abbiamo un messaggio corretto, allora lì entra in gioco la pubblicità. E lì entriamo in gioco noi con le campagne pubblicitarie. Ma se prima non ci sono gli altri 2 step, non c'è un prodotto efficiente, non c'è una comunicazione efficace, la pubblicità diffonde, la pubblicità serve per diffondere il messaggio. Se il messaggio non è funzionante, la pubblicità non può portare a niente, non può portare a miracoli. Per cui ci siamo appunto allargati non solamente sulla nostra... sull'area nella quale sempre ci siamo focalizzati, cioè la pubblicità, ma ci siamo allargati anche nella comunicazione e in parte nel prodotto, pur mantenendo il focus sulla pubblicità, pur essendo sempre costantemente aggiornati e diciamo tra i migliori in Italia su questo campo. Ciao Giovanni. Ciao Giovanni, in base alla nostra esperienza possiamo dirvi che cosa, magari delle tante vostre idee, dovete arrivare da noi con tante idee, c'è chi viene in consulenza con poche idee, voi dovete arrivare con tante idee, noi vi diciamo che cosa può funzionare, che cosa no, vi aiutiamo a fare una selezione in base all'esperienza che abbiamo in tantissimi settori, come vedete facciamo campagne dalla mattina alla sera, dall'immobiliare ai trasporti, alla formazione, automobili, mobili, abbigliamento, veramente abbiamo avuto parecchia esperienza e possiamo darvi delle dritte su che cosa può funzionare, che cosa no,
suggerirvi delle cose. Se arrivate con un foglio bianco, ok, cioè bisogna, bisogna che ci lavoriamo tutti e quattro, no? Bisogna lavorarci a quattro mani, perché altrimenti non è una cosa che potete affidare completamente all'esterno, questo che vogliamo dire. Sì, ed è importante la flessibilità quando si parla di marketing online, cioè avere sempre idee fresche e testare continuamente, anche lo ripetiamo spesso, io e Luca abbiamo un'idea la mattina e magari riusciamo a metterla online in giornata, cioè ok, proviamo a realizzare questa lezione e fare una campagna su questo, ok, proviamolo, non sappiamo se funzionerà, quindi non ha nemmeno senso stare mesi per realizzare un video super professionale se poi non sappiamo che funzionerà, quindi intanto proviamo partendo in piccolo. Creiamo la campagna, vediamo se funziona. Se funziona, allora ragioniamo su come migliorarla. Se non funziona, benissimo, abbiamo già altre tre idee di lead generation, quindi su come generare contatti o di altri pacchetti da offrire ai clienti. Abbiamo continuamente nuove idee da testare. Su 10, una ne funziona, quindi una magari andiamo poi a migliorarla. 9 non funzionano, è normalissimo. Il problema è che per trovare quella che funziona devo avere 10 idee. Spesso vuoi... invece chi arriva da noi non ha idee, oppure ha un'idea e quindi si deve puntare tutto su un unico cavallo. Se quel cavallo non funziona, si rimane esatto. A terra. Sì. Sono cose, cioè ci teniamo a dire che sono cose che facciamo noi stessi tutti i giorni. Cioè noi quest'anno dovete essere molto produttivi, dovete essere... abbiamo fatto il corso Remote Management per insegnare a essere più produttivi. Vi diamo un modo per lavorare online in maniera efficace. E questo è quello che ci ha permesso a noi anche quest'anno di pubblicare 2 libri, di pubblicare 2 corsi, di essere online con queste live. Investiamo in pubblicità tutti i giorni, ma continuiamo a produrre anche materiale. Fabio ha avuto un'idea giovedì per un video per la generazione di contatti. Mi ha detto dobbiamo fare il video venerdì. Poi solo per un caso siamo arrivati a farlo il martedì di questa settimana e ieri era già online. Cioè capite come si muove tutto velocemente? E questo video potrebbe portare a 0 e a noi non ci interessa, perché intanto ne stiamo provando altre 10 di cose e siamo sicuri, dalla nostra esperienza abbiamo visto che 1 su 10 funziona. Quindi cercate di essere proattivi, produttivi. C'è tanto da fare, non è una cosa automatica che si mette lì un budget online e arriva. Intanto ringrazio Leonardo che ci augura buon pranzo e mi rinnovo gli auguri di compleanno. Cercherò di non raggiungerti, Leonardo. Di raggiungere, lo raggiungo, prima o dopo. Bene. Okay, se avete altre domande o avete landing page che volete esatto. analizzare, approfittate. Altrimenti direi che abbiamo fatto un'ora giusta per una volta, non abbiamo sforato. Anche non voglio mettere troppa carne al fuoco, vi dico che adesso stiamo parlando, quindi una cosa, essere più produttivi, quello che facciamo noi nel aiutarvi a creare le campagne e anche la landing page è proprio per aumentare la vostra produttività, perché se dipendiamo poi da un'agenzia che è molto lenta rispetto a noi, rallenta tutto il vostro processo di marketing, quindi per questo abbiamo deciso di prendere in mano il processo completo. Che cos'altro volevo dire? Quindi questa è un esempio, il nostro cliente ha avuto un problema venerdì scorso, ha avuto un problema su un report nostro venerdì, sabato il mio collaboratore ha iniziato a lavorarci, ci siamo accorti che non è un problema nostro, ma è un problema di chi ha realizzato il software che utilizziamo noi, quindi un'azienda estera internazionale. Gli abbiamo scritto sabato, ci siamo interfacciati per email domenica, lunedì ci siamo interfacciati di nuovo, martedì il problema era risolto. Cioè, capite che cosa vuol dire lavorare in maniera focalizzata e efficace? Poi magari da martedì non abbiamo più subito nulla su quel problema, però quando c'è bisogno di aiuti, c'è un problema da risolvere, va risolto. E questo è un po' il nostro modo di lavorare a valore, non a ore, non a giornate, non... focalizzate su altro, e anche questo, ok? Quindi poi che arrivino o no i risultati, comunque l'importante è che aver messo questa disponibilità anche in campo, quindi penso che sia un po' questo su cui vi dovete focalizzare tutti. Sì, rimetto di nuovo il link
per chi se lo fosse perso, perché potete iniziare, come ho detto, a testare le vostre landing page, a crearle con un software solido che è Kartra, che è lo stesso software che utilizziamo noi. E quindi inserisco qui un link che, attraverso il quale vi permette di iscrivervi per 14 giorni con solo un dollaro, quindi potete testarlo senza rischio, cioè rinunciate a un caffè scarso, tra l'altro, perché sono 80 centesimi, per cui potete investirlo su questo. Fate come Stefania, che si dirotta su YouTube e si iscrive al canale, quindi fate come le persone serie, come Stefania, e lì troverete tantissimi contenuti utili se avete un business, se siete liberi professionisti e volete capire come pubblicizzarvi online. Ragazzi, finché siete voi online che ci sostenete, noi fa piacere fare queste live, dare queste informazioni, quindi continueremo. Vi dico già, magari facciamo un'anticipazione, Fabio, un spoiler per giovedì prossimo. Sì. Ok. Allora, abbiamo parlato di campagne, abbiamo parlato di landing page, generazione contatti. Che cosa ci fate poi con questi contatti? Dovete vendere. Ok, quindi giovedì prossimo abbiamo pensato di parlare di vendita telefonica, vendita diretta, faccia a faccia, ma siccome io e Fabio poi non facciamo questo di lavoro, abbiamo invitato il più grande esperto che conosciamo, che sarà Vincenzo Gengaro, e verrà qui ospite alla prossima live. È un formatore, Vincenzo, nel campo della vendita, lo fa da anni, lo fa in aula, riempie le aule, quindi ci darà dei consigli per convertire questi contatti in vendite. Così abbiamo veramente completato tutto, poi chiuderemo tutti questi video in un pacchetto unico, perché vi abbiamo dato tutto, più di così. Sì, l'ultimo step è poi quello della vendita, no? Chiaramente non vi lasceremo soli il giovedì a luna, perché ci piace essere con voi, giusto, sì, Luca? Sì, scherzavo. Poi chiudere. Scherzavo. Beh, vediamo, poi non si sa mai, dovete approfittarne. Avrei da fare. Comunque, sì, chiudiamo il cerchio con la vendita. Vincenzo ci darà veramente delle dritte utili su come poi chiudere questi contatti, perché noi parliamo di come generarli, però se non vendiamo questi contatti, chiaramente non si chiude il cerchio e non guadagniamo. Quindi non perdetevi la diretta di giovedì prossimo, 26 novembre a luna. Bravissimo Luca, grazie per il sostegno. Grazie ragazzi, iscrizione immediata al canale YouTube. Quindi io direi, Luca, che possiamo chiudere? Abbiamo detto tutto? Assolutamente sì. Grazie per averci seguiti. Spero vi sia piaciuta la live sulle landing page. Condividetela, anche adesso se è terminata, condividete e aiutate a diffondere queste informazioni che penso siano molto, molto utili. Ciao ragazzi, ciao a tutti, buona giornata, buon lavoro, buon pranzo. Ciao a tutti.